gira. Ti faccio vedere il mio parcheggio. È un invito di un museo olandese, che non vuol dire niente, però può trarre in inganno qualche ausiliario della sosta. Io sono stato costretto a fare l'artista dalle circostanze, non volevo fare l'artista, ma a un certo punto ho pensato che era la cosa più importante da fare. Film muto senza figure nega evidentemente tutte le possibilità di seduzione di un video, no? È semplicemente una storia molto autobiografica dove parlo di fidanzate, di sistema dell'arte, di persone che ho incontrato. Sono per un pubblico molto ridotto, non è per le grandi masse. A Pechino, oltre alla residenza Red Gate, sono stato invitato a un'altra mostra, una mostra di arte pubblica in un centro commerciale, che è un luogo un po' difficile per lavorarci. Ho convinto la direzione di questo centro commerciale a darmi le chiavi di questa stanza vietatissima, che controllava il sistema elettrico del grattacielo. Gli ho fatto aggiungere 5 serrature, di cui solo una funzionante. Io ho usato praticamente l'etichetta della porta come titolo del lavoro, si chiamava Strong Electricity Room. Io volevo appunto enfatizzare il fatto che fosse proibito. È un'attitudine, sono portato per l'antimonumentale. Quando c'è da partecipare a una mostra collettiva non arrivo per prima a scegliermi il posto, ma aspetto che tutti abbiano scelto. Mi scelgo uno sgabuzzino o la toilette o spazi un po' invisibili. Avevo partecipato a una mostra l'anno scorso che volevo farti vedere rispetto al fatto dell'antimonumentale. Anteo fa questo buco enorme al centro della parete. Io nel frattempo mi ero isolato, mi sono messo seduto da solo e ho scritto in un rotolo di carta tutti i segreti più importanti della mia vita che non dico a nessuno. Metto questo rotolo sigillato con i miei segreti dentro questo buco, stuccato, quindi è un'opera permanente dentro Casa Bianca. Faccio il massimo dello sforzo col minimo risultato. Ho quasi un pudore nel rifiutare il potere della seduzione. Mi sembra un atto scorretto, cercare di piacere, di fare delle cose che piacciono. Sapete che io ho 2 tralicci, allora mi sembrava una perfetta contraddizione il visualizzare un rifugio nel posto più sbagliato possibile. Io non so perché, ma con questo lavoro ho vinto il premio Terna 03. Ma sai che non mi ero accorto del fatto che c'era un traliccio e che Terna era una società elettrica. Ho fatto senza volerlo quella cosa che io ti ho detto prima che odio fare, cioè di fare un'opera di seduzione e di ammiccamento verso il potente. Ho semplicemente pensato che questo tipo di lavoro non avesse bisogno di essere raccontato. Anche in Cina ho fatto una serie di foto in cui ho dato un titolo alle cose che vedevo e sono appunto bottiglie riciclate, triciclo, 2,5 eccetera eccetera, albero modificato, furgone, cespugli, spazzatura, ragazzi, trasporti privati, bag, child, mother, 2x2 metri, montagne, plastica, misure variabili, sofa, sgabelli, lenzuola. Come fare una poesia, costruire una poesia con le cose che trovi. È una specie di istinto che ho sviluppato, in cui cerco di cristallizzare un pensiero che è assolutamente sincero, non è mai costruito secondo tecniche pubblicitarie o di seduzione o di convenienza, come un rabdomante che segue l'acqua, e capisco che in quel momento devo fare quella cosa lì.
In questo momento mi sento di aver raggiunto questo grado di concentrazione tale che mi permette di fare una cosa molto leggera, delicata, che è tuttavia qualcosa che sento di estremamente importante, che bisogna fare in quel dato momento. Io, per esempio, non vendo quasi mai, perché mi dimentico di produrre degli oggetti, proprio non fa parte della mia natura. Ecco, questa è una specie di statement, una forma d'arte senza forma. Il mio lavoro ha a che fare con la bellezza autogenerata, la precarietà, l'anarchitettura, il mutamento di destinazione di uno spazio e con l'arte senza artisti. Tutto quel tipo di cose che ci possono proteggere nel futuro. Non so se mi sono autosuggestionato, ma io, questo è quello che penso io della mia esperienza. Poi va bene anche un'altra opinione.